a tutte e benvenuti in questo nuovo video dove vedremo come personalizzare tanti articoli dedicati ai più piccolini con i nuovi pannelli di idee per creare. Allora, intanto vi presento il nostro nuovo pannello, dico nostro perché l'abbiamo appunto fatto stampare da Idee per Creare su tessuto microfibra. Ha gli stessi personaggi del pannello, questo qua con i medaglioni che vedete qui alle mie spalle, però non ha appunto il contorno, ma perché a noi ci serviranno soprattutto i personaggini. E perché su microfibra? Perché appunto la microfibra è molto più resistente ai lavaggi nel caso in cui andiamo appunto a lavare un capo, che può essere un bavaglino, può essere una copertina, può essere un body, una maglietta. E oggi andiamo a realizzare proprio questi, quindi vedete tutti i soggettini che sono molto simpatici e molto teneri, a tema natalizio in questo caso qua. Poi andiamo a vedere quindi oltre a questo pannello qui, dove si possono fare i classici medaglioni, ma noi lo vediamo come appliqué qui nel nostro video, andiamo a vedere anche i nuovi pannelli che sono il PS030, questo qua dell'orsetto, che è tenerissimo, ma in versione natalizia, e il PS029, dove vediamo i classici medaglioni, però con la scritta Il mio primo Natale, quindi come creare delle sfere, appunto, con, in questo caso, come le facciamo noi, con le foto, dedicate al primo Natale dei nostri piccolini. Quindi anche come idea regalo può essere molto, molto, molto carina. Allora, procediamo. Quindi abbiamo diversi tutorial da fare. Procediamo subito con le applicazioni, in questo caso quindi con il nostro pannello dei medaglioni in microfibra. Allora, metto qua da parte il pannello, abbasso la telecamera, metto da parte le altre cose. Qua ho sonagli un po' ovunque. Allora, come prima cosa andiamo appunto a fare questa applicazione qua su questo bavaglino. Il bavaglino lo trovate sempre in vendita sul nostro sito, è in cotone bianco, quindi si può dipingere, si può personalizzare come volete. E poi andiamo a fare un'altra applicazione invece su un bodino, se ho un bodino canotta, un bodino in cotone che non trovate in vendita da noi. Ma comunque lo potete reperire in qualsiasi negozio di abbigliamento o merceria. E anche qui andremo quindi a fare un'applicazione del soggetto in microfibra e poi andiamo anche a mettere la scritta, in questo caso il mio primo Natale, con il termovenire floccato, rosso floccato, quindi proprio effetto velluto, che assomiglia molto anche all'effetto un po' della microfibra. Ok, come procediamo? Allora, prendiamo la resina termoadesiva, andiamo ad applicarci sopra i due soggetti che vogliamo mettere nel bavaglino, in questo caso mettiamo questo, che vogliamo mettere sia sul body che sul bavaglino, la nostra, il nostro telo da stiro. Accendiamo il ferro. Ok, quindi resina, lasciamo la carta dall'altra parte per ora e andiamo a coprire con la carta da forno oppure il tappetino, quello per stirare, e stiriamo. Modo la nostra applicazione, adesso io le avevo già ritagliati, ma le avevo ritagliati proprio per questione di studiare un po' gli spazi, ma potete anche stirare direttamente il medaglione e poi andarlo a sagomare dopo, perché ora abbiamo praticamente la nostra immagine stirata sulla resina, quindi andremo a sagomare
noi qui abbiamo appunto la nostra immagine sagomata, andiamo a poi anche l'altra, andiamo a prendere il nostro bavaglino, lo tengo ancora qua perché ci serve, posiziono l'immagine, ok, tolgo la pellicola di carta, quindi avremo la nostra immaginetta, ecco, in questo caso sarà proprio come un classico appliqué. Poi andiamo anche a metterci nel frattempo che ci siamo la scritta Il mio primo Natale. Quindi io ho già provveduto a tagliare la scritta in modo speculare, essendo termoadesivo, con il plotter silhouette, ed è un servizio che eventualmente facciamo. Lo vado a, adesso lo vedete un po' a pezzi perché appunto per questioni per gestire meglio gli spazi. Qui poi potete scrivere quello che volete, insomma, il nome del bimbo. Opla. Facciamo così. Copro tutto con la carta da forno. E vado a stirare. Che ho stirato, vado a togliere la pellicola. Ok, questo attaccato. Lo vediamo subito se non è pronto il termoadesivo, perché appunto quando andiamo a togliere la pellicola, che è abbastanza rigida, viene tolta anche la scritta. Opla, invece deve essere proprio così, si spellicola benissimo. E la scritta deve essere perfettamente attaccata al nostro bavaglino. Ecco qua, primo progetto pronto. Vedete che è semplicissimo, facilissimo e super veloce. Quindi per personalizzare qualsiasi tipo di tessuto, che può essere eventualmente anche un lenzuolino. Andiamo a fare anche il body. In questo caso abbiamo il pinguino che ce l'abbiamo qua. Poi adesso qui ho ritagliato due volte il soggetto, però se voi attaccate direttamente sulla resina l'intero medaglione, fate ancora prima. Non che uno debba fare le cose in velocità, però insomma è quasi da regalo dell'ultimo minuto. Sapete che i nostri tutorial del giovedì sono dei mini tutorial per farvi vedere quanto è semplice creare qualcosa. Allora andiamo a spellicolare, quindi prendo adesivo il mio pinguino, lo vado a posizionare qua. Per il nostro budino abbiamo la scritta. In questo caso, dato che il pinguino è blu, l'ho fatta blu glitter. Oggi mi sono dedicata al primo Natale, ma ci possono essere tante altre occasioni proprio per fare una maglietta, per personalizzare una maglietta, un body, un bavaglino, una copertina, perché no? Anche perché questa cosa qui, questo applique qui, lo potete fare anche ad esempio sulla pecorotta, su un panno Lenci. Quindi potete personalizzare anche una coperta eventualmente. Ok, andiamo a vedere.
Wow. Natale. Allora, se vedete comunque che avete dei glitter sulla plastichina, non vi preoccupate, non rimangono attaccati. Eccolo qua, e anche il body è pronto. Ora passiamo al secondo progetto, ovvero questo qui è il progetto realizzato con i soggetti del nostro pannello in microfibra. E come dicevo, sono in microfibra proprio perché tengono bene ai lavaggi. Provati sia il termovinile che comunque la microfibra attaccata con la termoresina, reggono bene i lavaggi in lavatrice, cosa molto importante. Andiamo ora a vedere un altro progetto che è il, lascio qui intanto che abbiamo il ferro acceso, l'orsetto quello più grande, ovvero quello del pannellino, questo qua. È dolcissimo, noi abbiamo anche il fiocco nascita realizzato perché in originale l'orsetto aveva la tutina beige, però poi si è vestito a Natale, quindi ha cambiato la tutina. Cosa ci facciamo con questo? Allora, io volevo fare tipo un pupazzino dove andremo a mettere anche qui il termovinile, sempre con la scritta il mio primo Natale. Adesso l'ho fatto in diverse misure. Questo poi l'abbineremo ad una torta di pannolini. Quindi prima di andarlo ad imbottire, quindi farò tipo un mini pupazzetto, prima di andarlo ad imbottire vado ad attaccare il termovinile perché dopo mi è più difficile. Perché se ho il soggetto pieno mi è più difficile attaccarlo, o comunque che venga attaccato nel modo giusto. Ecco qua, quindi la nostra stellina può essere personalizzata eventualmente anche con un nome. Poi vado a imbottire, quindi addoppiare il nostro orsetto con, in questo caso lo faccio con la cucicolla. Quindi apro la cucicolla. Cos'è la cucicolla? Per chi non la conosce, è la posso fare? Io di solito tolgo sempre il tappino al beccuccio di precisione, ma mi è più comodo espandere direttamente col pennello. È una colla che agisce grazie al calore del ferro da stiro. Quindi, per evitare cuciture, ovviamente cucito, punto festone, può essere è una cosa molto più rifinita, più bella, però in questo caso qua sapete che io voglio darvi sempre la soluzione, una soluzione diversa. Quindi il punto festone è un classico e ovviamente neanche dirlo viene benissimo. Quindi vado a stendere col pennello, la metto col pennello, potete darla direttamente dal tubetto, insomma, come preferite. Lungo il perimetro del mio orsetto e poi vado ad attaccarlo. Quindi passerò qua, ha già preso, quindi viene cucito tutto il bordino.
Perché uso lo cuccicollo invece della colla a caldo? Forse vi starete chiedendo perché comunque la colla a caldo si vede a volte lo spessorino. Invece così con la cuccicolla rimane più sottile. Potete, non c'è bisogno di stirare ogni 2 minuti, eh? Potete fare tutto il giro, ovviamente tenendo una parte aperta, altrimenti non riusciamo più a imbottirlo. Inutile dire che tutti i materiali li trovate sul nostro sito, che trovate linkato qui sotto al video, che è www.ilrifugiodelleartiste.com. Sono arrivata qua in fondo, vado a ritagliare il mio orsetto. Adesso l'ho attaccato direttamente su un pannello, però andremo anche a mettere una specie di sorpresa dentro questo orsettino. Vi farò vedere tra poco. Potete eventualmente, avevo preso anche da fare il retro dell'orsetto, un pannolenci glitterato molto bello sul rosso, oppure un velluto, ecco ve lo presento, questo qua, che ha i glitter tutti dorati, però pensandolo poi magari che ci gioca un bimbo, visto che comunque i glitter magari rimangono un po' sulle mani, quindi meglio evitare. Allora, ho incollato tutto tranne il punto qua sotto. Prima di imbottire vado anche ad effettuare un piccolo taglietto. Poi scopriremo il perché. Vado ad imbottire il mio orsetto. Ok, allora una volta che l'ho imbottito non lo voglio imbottire tantissimo perché comunque deve, lo immagino come una cosina che magari sta appesa alla carrozzina. E poi dovremmo, lo lasciamo un po' più scarico qui al centro perché andremo ad inserire una sorpresina. Allora vado a chiudere sempre con la cuccicolla. In questo caso mi avvicino direttamente con il ferro.
l'ultima parte. Ok, il nostro rossetto è praticamente pronto. Andiamo a mettere una sorpresina, ovvero può essere un sonaglino, può essere un altro tipo di, abbiamo due tipi di sonaglino diverso che volevo mettere dentro alla stellina, che dopo vado a fare, oppure abbiamo la nuova musichetta di Natale. Quindi l'andremo ad inserire qua dentro. Ah, ecco, l'ho scoperto ora. Ok, dato che deve essere anche, diciamo, lavabile, lo vado ad inserire dentro al nostro taglio. Quindi per quello che ho fatto un taglio. Ah! Se comunque riuscite a accendere e spegnere. Per quello che ho fatto un tagliettino, lo vado in questo caso ad incollare con la colla a caldo da quest'altra parte, metto un patch adesivo. In modo da coprire il taglio, ecco, quindi può essere un pupazzetto da dare ai bimbi, non che se lo mettono in bocca magari, però insomma quando sono molto piccoli, e spingendo si attiva. Questa è un po' l'idea che avevo per questo pupazzino, anche da abbinare ad un pensierino o al bavaglino, al budino. Allora, altra idea, ultima, con l'altro pannello che è il PS029. Ecco il nostro orso, ma manca soltanto l'appendino. È questo qua con i medaglioni con su scritto il mio primo Natale. E qui non possiamo non fare delle sfere. Chiudo la cuciccolla. Allora, mettiamo da parte il ferro che non ci serve più. Prendo le due sfere che ho intenzione di fare. Poi ne abbiamo di diverso tipo, abbiamo questa qui di nastri di mirta che quindi è in legno di noci, in questo caso gli ho fatto questo effetto perlato. Abbiamo queste qui in MDF oppure la classica sfera in plexiglass. Allora, i medaglioni sono di tre tipi, di tre misure diverse. Per quelli in plexiglass è praticamente la pallina più piccolina, esattamente un diametro 10. Come facciamo? Allora, prima di tutto prendiamo la foto. Andiamo a ritagliare, adesso io ho fatto un'immagine a caso, non è nessuno dei nostri bimbi. Vado a prendere la foto. Vado a ritagliare. Potete far stampare anche le foto. Alcuni fotografi stampano anche le foto direttamente tonde. Quindi, che è un'ottima cosa perché ve la mettono già in misura e riuscite proprio a vedere. Incolliamo la foto. Come la incolliamo? Ecco, con questa volta niente ferro da stiro, ma un classico biadesivo. Quindi andiamo a fare anche un po' di parte scrap. Scrap. Chi non conosce è la tecnica dove si lavora la carta, quindi tutto si incolla direttamente col biadesivo. Quindi tolgo il biadesivo, mettiamo la foto nel distanziale, nel divisorio della pallina, quello da 10. Opla. Uguale, la stessa identica cosa la facciamo dall'altra parte, però ecco qui dobbiamo stare dritti, attenti che la nostra immagine sia
stretta. Perché comunque se ho usato un bel biadesivo forte tipo quello che usiamo noi, che ovviamente trovate in vendita nel nostro sito oppure in negozio, ricordo che noi abbiamo il negozio a Ravenna, è come dico sempre un biadesivo che non perdona, ovvero che rimane bene bene attaccato e attacca molto bene anche i tessuti. Opla! Ecco qua, il mio primo Natale. Se vogliamo dare un contorno anche qui alla foto, possiamo aggiungere una passamaneria. Una passamaneria, una bordura, adesso. Oppure anche un effetto neve, non lo facciamo in questo caso perché altrimenti non riuscirei a finire la sfera. La facciamo magari sull'esterno. Andiamo a richiudere la sfera. Opla! Quindi abbiamo il mio primo Natale e la foto del nostro bimbo. Mettiamo ora, guarda, mettiamo ora la passamaneria. Piace sempre di più il PUA, soprattutto quando si tratta dei bimbi. Anche questo, come vedete, progetto molto semplice e sempre d'effetto e soprattutto un bel ricordo. Dovrebbero fare il pannellino con tutti i numeri, primo Natale, secondo Natale, perché comunque almeno a casa mia è diventata la tradizione da regalare o da regalarsi a Natale con la pallina del bimbo. Ecco qua, quindi così la foto ha anche un suo bordino e qua abbiamo già il bordino realizzato dal pannello. Cordino, fiocchetto, ora andiamo a mettere tutto questo. Ecco qua. Cordino, fiocchetto, in questo caso ho voluto riprendere un po' il tono scozzese del fondo del pannello. Abbiamo anche un po' di scrittine Buon Natale, sempre incluse nel pannello, quindi perché no? Ad esempio qui se voglio coprire metto questo bottoncino. E qua ci posso mettere per coprire anche il retro la taghettina Buon Natale. Vi ho fatto bottoncino fronte retro e il Buon Natale. Stessa identica cosa si può fare sulle sfere più grandi, in questo caso così, che sono proprio anche qui lo possiamo attaccare con il biadesivo.
Questa è la sfera che ho fatto vedere in diretta nella scuola di colorazione con le cere. Possiamo anche attaccarla con la Visolin, con la resina. Ecco, forse con la Visolin poteva essere anche l'ideale. Vabbè, adesso facciamo con il biadesivo. È un'idea un po' dell'ultimo minuto. Le palline eventualmente ci sono anche da 12, da 14, fino a 12 ci sono anche i divisori. Opla. Rifileremo un po' qui. Eccola qua. Possiamo qui, può essere molto bello fare una scritta con eventualmente una dedica che può essere per i nonni, per o scrivere solo semplicemente Natale 2022. Ecco qua, rivediamo un po' le cose realizzate con questi nuovi pannelli, appunto dedicandole ai più piccini. Quindi con il pannello P029 la nostra idea è la sfera in plexiglass con la foto, oppure sfera di legno nel caso più grande, eventualmente sempre con la foto oppure con una scritta in vinile. Mentre pannello 030, il nostro orsetto con tanto di sonaglietto, anzi canzoncina, e con il nuovo pannello pupazzo medaglioni pupazzi country in microfibra, questo, scusate, questo è importante dirlo, in microfibra, proprio perché è adatto ai lavaggi in lavatrice, cosa importantissima, perché quando ci dicono no, assolutamente da lavare a mano, insomma, ecco qua, quindi come budino, maglietta, tovaglietta, quello che volete, o bavaglino. Quindi una volta decorato è utilizzabile e soprattutto lavabile in lavatrice. Ragazze, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo mini tutorial. Ciao a tutte!